con il dottor Bacchi e l'ingegner Magnani, tecnici di quello conosciuto come Genio Civile, che oggi non c'è più. Abbiamo fatto un incontro con la popolazione di Fugassolo e Casa Selvatica, perché sono stati finalmente affidati i lavori che avevamo illustrato lo scorso anno. Sono lavori complessivi per 200.000 euro che riguardano un canale a mezzadria con il comune di Calestano, rio della chiesa a Casa Selvatica, rio delle chiastre del mulino a Casa Selvatica e altri rii vicino alla frana del Monte Cervellino, per avere l'opportunità anche di vedere questo grande movimento franoso predisporre un progetto di sistemazioni. Quindi mi fa piacere che anche sulla Val Baganza, notevolmente danneggiata dall'alluvione del 13 ottobre 2014, si inizi a fare qualche cosa. Le risorse sono veramente limitate, vengono dall'Unione Europea attraverso la regione Emilia-Romagna, serviranno risorse molto più ingenti che spero che si possano ottenere se finalmente anche le altre amministrazioni comunali, quindi Corniglio, Terenzo, Calestano, Sala Baganza, Felino, Collecchio e Parma riusciranno a comprendere l'importanza del patto di fiume. Il patto di fiume, che vuol dire sistemare tutto il torrente Baganza dalla sorgente alla foce, ma non vuol dire solo da un punto di vista idrogeologico, ma vuol dire anche una vallata che lavora in armonia per avere il giusto sviluppo nella salvaguardia dell'ambiente, delle produzioni tipiche, delle cose meravigliose che ci sono in Val Baganza, che è la vallata più bella e più selvaggia d'Europa.